Sono 109 le scuole nel Salernitano che per l'anno scolastico alle porte avranno meno di 25 alunni, sempre meno gli iscritti soprattutto nei piccoli centri, anche e soprattutto per effetto dello spopolamento, una problematica che abbiamo affrontato con il dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Teodoro Gazza di San Giovanni a Piro, Corrado Limongi. Io direi che il problema non sono i numeri, il problema sono le politiche scolastiche che danneggiano i piccoli paesi, che non mettono in campo delle misure serie, ma non mettono in campo nessun intervento per contrastare un fenomeno di cui si parla ormai da decenni, che è un fenomeno ormai riconosciuto da tutta la letteratura scientifica. I governi che si sono succeduti non hanno modificato in nulla i decreti che determinano il numero di studenti per classe e quindi non hanno tenuto conto anche di questo decremento demografico. Da un lato, quindi, a valle c'è questa situazione, vale a dire che le politiche scolastiche sono assolutamente inesistenti per contrastare le politiche che i governi mettono in campo per contrastare lo spopolamento, appunto, e la riduzione delle scuole. Dall'altro canto, a monte, c'è tutta la questione che riguarda la salvaguardia dei piccoli centri, dei piccoli paesi. L'Italia, su 8.000 comuni, la gran parte dei comuni sono sotto i 5.000 abitanti, gran parte dei comuni sotto i 15.000 abitanti. Quindi o si fa una politica seria da questo punto di vista, oppure parliamo ogni anno, parliamo sempre delle medesime cose, dei medesimi problemi che crescono e quindi si ingigantiscono. Ecco, a questo punto i dirigenti scolastici sono un po' legati mani e piedi perché, insomma, se non hanno gli strumenti c'è poco da fare. Ma noi siamo legati a dei decreti che sono decreti di 20, di 10 anni, di 15 anni fa. Sono decreti che de hanno determinato il numero di studenti per classe senza tener conto che poi in questi 10, 15 anni, 20 anni, i decreti cominciano a non avere più nessuna valenza storica, perché fanno riferimento ad una realtà che non esiste più. Per cui o si mette mano a questa situazione, quindi questo è un problema nazionale, un problema che dovrebbe essere affrontato a livello di politiche nazionali. Oppure noi applichiamo numeri di una realtà che non esiste ad una realtà che invece è completamente, appunto, che è completamente modificata, completamente cambiata. Quindi o si guarda la situazione com'è adesso e si decide che una scuola, anche con 15 alunni, anche con 15, in un paese di montagna, è una scuola che può rimanere, perché una scuola piccola non è una scuola brutta, anzi è una scuola bella. No? Come tanti pedagogisti hanno affermato, e quindi o si fa questo oppure è inutile che discutiamo. Noi, come dirigenti scolastici, non possiamo che adeguarci a quelle che sono le norme. Le norme che portano poi all'accorpamento degli istituti e quindi alla fine dell'istruzione nei piccoli paesi. Ecco, questo è bene che tutti quanti sappiano che si sta mettendo mano ad una gigantesca operazione di smantellamento anche della scuola pubblica, attraverso la cosiddetta razionalizzazione, poi se no, altro non è che risparmio di soldi sulla pelle della scuola, appunto, quindi sulla pelle degli alunni, sulla pelle dei docenti. Perché è chiaro che creare dei mega istituti, anche in realtà territorialmente difficili da raggiungere, mega istituti per cui devi accorpare un istituto qui, un istituto lì, cioè per poter arrivare ad un coefficiente che è stato determinato a livello nazionale, che è il coefficiente di 961, poi ovviamente ci sono anche delle deroghe. Ecco, se si fanno questi tipi, se si fa questo tipo di operazioni, significa che si vuole smantellare praticamente la scuola pubblica. E questo lo dico con cognizione di causa, perché è chiaro che un dirigente scolastico, se può guardare negli occhi anche non solo il personale, ma soprattutto i bambini, gli alunni, gli studenti, li può seguire anche le loro vicende personali, le loro vicende scolastiche, beh, questo è un bene anche per il successo formativo, per il benessere formativo dei ragazzi. Questo è un fatto che i genitori dovrebbero capire. Cioè, si sta mettendo mano ad uno smantellamento della scuola pubblica che aggraverà pesantemente le condizioni di apprendimento dei bambini, degli alunni e degli studenti.